Torna l'ansia nelle case di riposo del Vallo di Diano. Nella residenza per anziani San Pio di Padula, infatti, l'abbiamo già detto, è risultato positivo uno degli altri ospiti e ora c'è attenzione per i 10 che hanno avuto contatti con lui. Per 8 di loro il tampone ha dato esito negativo, ma è stato effettuato insieme al contagiato. Verranno quindi tenuti sotto osservazione. Si tratta, occorre ricordare, della residenza alla quale il piano di zona ha ritirato la licenza per una presenza superiore di ospiti rispetto al tetto previsto, 15 invece di 7. Occorre quindi ripercorrere la vicenda e ricostruirla. Nel mese di marzo un uomo di Padula è risultato contagiato dal coronavirus, il marito della proprietaria della struttura. A questo punto il Dipartimento della Prevenzione del Vallo di Diano, diretto dalla dottoressa Rosa Dalvano, ha fatto scattare i controlli per la moglie, gli operatori della residenza e gli ospiti. Alcuni operatori e la moglie sono stati contagiati dal Covid-19, sono anche già guariti, così come anche 4 ospiti su 15. Il sindaco di Padula, Paolo Imparato, ha disposto l'immediato trasferimento dei 4 infettati al Da Procida di Salerno e per gli altri 11, quelli negativi, al Campolongo di Eboli. Trasferimento quest'ultimo osteggiato dalla proprietaria della struttura, la quale ha garantito che all'interno della stessa erano accuditi nel modo migliore. In questa vicenda è quindi entrato in gioco anche il consorzio piano sociale di zona, che ha avviato accertamenti sulla struttura stessa. Non essendo una RSA, quindi sotto controllo dell'ASL, la residenza cade sotto il controllo del consorzio diretto da Antonio Florio, che ha avviato gli accertamenti e ha revocato il 17 di aprile la licenza per la presenza di più ospiti rispetto al consentito. Non solo, Florio nei giorni scorsi ha anche scritto agli organi competenti sul fatto che non era stata ottemperata la decisione, quindi che i 10 ospiti fossero trasferiti dalle famiglie. Contro questa decisione la proprietà ha presentato ricorso al TAR e si discuterà il 13 di maggio con il Tribunale Amministrativo, che però non ha sospeso la decisione. Nel frattempo l'ASL ha disposto il secondo tampone sugli anziani negativi e nella tarda serata di martedì è arrivata la positività per uno degli ospiti. Sono quindi situazioni abbastanza paradossali che meritano una soluzione al più presto.